Buongiorno a tutti. In occasione di Yom HaTzmaut, il giorno di indipendenza dello Stato di Israele, che cade oggi secondo il calendario ebraico, quindi il 5 del mese di Iyar, oggi vi parlerò di un artista israeliano, Menashe Kadish, ma di cui il Museo Ebraico di Roma conserva ed espone un dipinto molto bello, una pecora, di cui parleremo fra poco. Ebbene, perché vi parlo? Ho deciso di parlarvi di quest'artista. Menashe Kadish, che nasce nel 1932 a Tel Aviv, e purtroppo è scomparso nel 2015, pochi anni fa, nel corso della sua carriera è riuscito a rappresentare, a raccontare attraverso la sua pittura, la sua scultura, vari momenti della storia di Israele, momenti lieti ma anche momenti estremamente drammatici. Ricordiamo che Yom HaTzmaut è preceduta da un'altra ricorrenza, che è Yom HaZikaron, il giorno del ricordo, che appunto è stata l'altro giorno, in cui si ricordano tutte le vittime cadute per atti di guerra e atti terroristici tra militari e soldati, ma si ricordano, diciamo, in un modo potremmo dire costruttivo. È un ricordo che deve comunque poi sfociare sempre in qualcosa, come tipico dello spirito e dell'animo ebraico, dell'animo israeliano, in qualcosa di positivo che rappresenti e celebri la vita. È per questo motivo che Yom HaZikaron e Yom HaTzmaut, appunto, sono un passaggio dal ricordo alla vita, alla celebrazione della vita. Menashe Kadish, nel corso della sua carriera, ha incarnato, se vogliamo, quell'anello di congiunzione tra un'arte israeliana moderna, che potremmo definire pionieristica, nata ancor prima della nascita dello Stato di Israele, e poi invece l'arte di nuova generazione. E oltre a questo, Kadishman ha saputo esprimere perfettamente i vari sentimenti che animano il popolo israeliano, fatto di dolori, di gioie, laddove la natura e la terra, soprattutto, sono gli elementi centrali. Infatti, con sé si porta la memoria anche di sue esperienze passate, quando ancora non era un artista famoso in tutto il mondo. Mi riferisco ovviamente alle sue esperienze all'interno del kibbutz Maayan Baruch, siamo alla fine, anzi agli inizi degli anni 50, e qui svolge il suo lavoro di pastore. Quindi la rappresentazione delle pecore, come vedremo, è di chiaro rimando anche autobiografico in qualche maniera. Eccetto alcuni momenti della sua carriera in cui si è allontanato da Israele, soprattutto per formarsi come artista, siamo alla fine degli anni 50, inizi anni 60, Kadishman studia a Londra, alla St. Martin's School, che gli permette di appunto approcciarsi a quelli che erano i linguaggi e i movimenti artistici che stavano nascendo proprio in quel momento. Mi riferisco ovviamente alla land art, all'arte ambientale, all'arte concettuale e così via. Ebbene, se si escludono questi momenti, Menashe Kadishman resta praticamente sempre in Israele. Le sue opere ovviamente viaggiano in tutto il mondo, come sappiamo, ma lui è un artista fortemente radicato alla sua terra e parla della sua terra. Una delle opere più famose, anche perché è stata anche ripresa in un celebre film, è la sua performance del 1978 alla Biennale di Venezia, in cui l'artista portò un gregge vivo, di pecore vive, che macchiò con del colore della vernice blu, una sorta di target realizzava su ogni pecora. Ovviamente questa performance creò un grandissimo scalpore, e quello che Menashe Kadishman vorrà rappresentare in questa performance del 1978, quindi siamo veramente a pochi anni di distanza con quella che è stata la guerra del Kippur, che ha purtroppo fatto numerosissime vittime, dove sono morti numerosi giovani soldati. Ebbene, sicuramente anche in quest'opera c'era un forte richiamo a una condizione storica, uno shock degli stessi israeliani, lui compreso, che ha voluto rappresentare attraverso elementi naturali, in questo caso addirittura elementi vivi come le pecore. Ma le sue pecore, oltre ad essere animate, vengono rappresentate appunto anche attraverso le sue pitture, pitture che sono sempre coloratissime, pitture che ci rappresentano quasi sempre queste teste
di pecore singole o in gruppi o addirittura in gregi, e laddove che ci sia un'orgia di colori o siano monocrome, quello che colpisce moltissimo è lo sguardo. Questi occhi completamente neri che sembrano vuoti, ma che inspiegabilmente riescono a guardare lo spettatore. E poi c'è tutta la produzione, la sua produzione scultorea, che viaggia, diciamo, sullo stesso piano narrativo. Sono delle sculture enormi, gigantesche, quasi sempre monumentali, dove appunto l'artista, anche in questo caso, rappresenta temi biblici e politici, come ad esempio il sacrificio di Isacco, un gruppo scultoreo, una serie che l'artista realizza durante gli anni 80, tra il 1982 e l'85. Ebbene, vorrei concludere il poco tempo che mi rimane a disposizione citandovi un'altra bellissima opera molto conosciuta di Menashe Kadishman, che è Schalechet, un'installazione oggi esposta al Jewish Museum di Berlino. Un'installazione che satura uno degli spazi vuoti realizzati dal celebre architetto Libeskind, che è composta da decine di migliaia di teste di metallo urlanti su cui il pubblico è invitato a passarvi sopra. E quindi il passaggio del pubblico crea un rumore davvero inquietante. Ebbene, anche quest'opera è dedicata a tutte le vittime innocenti cadute per colpa delle atrocità inflitte dagli uomini stessi, ma anche questa in qualche modo vuole essere un'opera che guarda al futuro. Infatti vi invito ad andare a vederla quando si potrà, perché l'esperienza della singola persona nel passaggio di questo ambiente così chiuso, claustrofobico, e poi uscire da questo passaggio e vedere di nuovo la luce, perché questo ambiente si fa sempre più buio, e poi uscire e vedere la luce è davvero, forse, l'espressione a livello artistico più bella e più riuscita di quello che sono Yom HaZikaron e Yom HaTzmaut. Grazie e alla prossima.